Ciao ragazzi, bentornati in questa nuova sessione di classifica. Oggi abbiamo preso un po' di botte ieri, infatti dal 12 sono tornato al 13, ma perché ho voluto fare un po' di esperimenti e quindi qualche partita è andata male. Allora, vi vorrei presentare questo nuovo mazzo che gira, l'ho visto girare anche in parti differenti. Io non so se ora, perché non l'ho creato proprio io, non, ho visto alcuni giocarlo, però non conosco le carte di cui è composto in totale, però ho detto proviamo a fare così e vediamo un attimo se viene. Allora, sostanzialmente, ragazzi, è un mazzo di base, è un tipo Demon Lock, un Demon Lock, e abbiamo queste carte che ora forse cambieremo alcune cose, le vediamo insieme. Allora, praticamente due poteri travolgenti, che sempre potente come carta. Due sergenti violenti, però a questo punto penso che. Allora, perché il sergente violento mi serve, oltre che per tradare le creature più forti, mi serve anche per mandarlo in combo se servisse con l'esperto di caccia, dando più due di attacco all'avversario e no, appunto. Però sto pensando che forse togliere un sergente violento. Perché abbiamo anche un nano ferroscuro che può fare lo stesso lavoro. E però mettere aggiungere un altro esperto di caccia. E giocare i due esperti di caccia. Proprio per poterli usare anche proprio per tradare le creature da 5 di attacco. Adesso vediamo. Proviamolo così, poi vediamo. Allora. Come dicevo, due poteri travolgenti, un sergente violento, due bombe scure, due lanciatori di coltelli perché lo possiamo mandare in combo con il ragno infestato, anche con l'implosione. Con l'implosione, sì, con l'implosione. Poi due signore del dolore, sempre utili perché un 1-4 ma ti ridà anche la vita. Allora, l'ho visto giocare. L'ho visto giocare però anche in combo con questa carta, con il fuoco demoniaco. Con il fuoco demoniaco. Beh, ci devo pensare. Ci devo pensare e vediamo cosa togliere. Poi abbiamo appunto ragno infestato dal combo con il lanciatore di coltelli, due signori del dolore, due uovi nerubiani, due esperti di caccia, un fuoco infernale, due implosioni, due ombrofuochi, un difensore di Argus, due draghi del crepuscolo, due invocatori del vuoto da usare in combo con il demone guardiano principalmente e vabbè, e Mal'Ganis sostanzialmente, e l'osservatore. Poi abbiamo un nano ferroscuro, appunto un demone guardiano. Allora, il discorso è: potrei mettere due demoni guardiani e togliere un osservatore, oppure togliere un Sire di Abraxus e mettere il secondo demone guardiano. Le possibilità sono tante. Vediamo così come si comporta. E basta. E dopo, vabbè, Mal'Ganis, Sire di Abraxus, Sylvana, Vento Lesso. Allora, no, ora sto pensando, ragazzi, se potrebbe essere il caso di metterci due fuochi demoniaci. Magari togliere. Togliere magari un drago del crepuscolo e una signora del dolore. No, però non vedo l'utilità. Magari togliere un drago del crepuscolo e metterci un fuoco demoniaco. Per avere la possibilità di mandarlo in combo con la Signora del Dolore o con gli altri demoni e per avere comunque altri due danni da poter fare all'avversario e due danni da poter fare alle creature dell'avversario. Sì, allora vediamo perché è come dicevo, è un mazzo che rifacciamo lo screenshot, già che ci siamo. È un mazzo che me lo sono visto giocare contro alcune volte e lo volevo provare. E ve lo vorrei far vedere. Ecco qua. Allora. Perfetto. Allora, vediamo un po' così.
Vediamo un po' come si comporta. Indietro, indietro. Gioco. Allora, vediamo un po' come va. Facciamoci un paio di partite. Speriamo di non retrocedere al 14. Ma tutto può essere. Allora. Vediamo un po'. Ah, com'è ragazzi? Avete provato l'Oil, il Ladroil? Vi piace come mazzo? Vi piace interagire con lui? Io mi ci trovo bene, è simpatico il mazzo. L'unico problema è che, essendo molto macchinoso, da fare entrare, se non ti entrano determinate carte, rischi di perdere. Rischi di perdere. Allora, ombro fuoco. Togliamo, teniamo il potere travolgente, poi la sottoliamo. Ah, bene, possiamo provare a fare la combo. Salute. Salve. Passo le La signora del dolore è molto comoda, ragazzi, perché ci permette di rigenerarci un po' di vita. Quindi peschiamo quasi come pescare gratis, sostanzialmente. Ed è un grosso vantaggio per il lock. Allora. Ti piace giocare col fuoco? Allora, e lui ce lo togliamo subito dai piedi. Sì. Allora, sto pensando se andare a potenziare, distruggere, pescare e poi rigiocarla dopo. No, no, facciamo così. Distruggiamo lui e passiamo. Allora, io direi di fare così. Ehi, facciamo 4 danni in faccia. Vorremmo ricominciare a pescare un po', ragazzi. Pensarci bene. Ah, non spazza. Non spazza. Allora, io direi di provare a fare così. Ottimo. Ottimo, lo distruggiamo. Peschiamo. E altri 4 li faccio. Ora, a meno che non gioca Dot Boom oppure fa un'onda di fuoco, un'onda sì, l'Olinova. Adesso vediamo un attimo. Fammi pensare.
E va bene. Allora, ora possiamo mettere in campo lui, sperando che non abbia la foglia d'ombra. Speriamo. Cerchiamo. Allora, sembrerebbe un mazzo sacerdote standard, quindi avrà appunto i vari maestri d'arme, dovrebbe avere Ragnaros, dovrebbe avere Isera, potrebbe giocare anche Dot Boom, Silvana. Allora, io direi 2. Prenditi questa vela in. Facciamo così. Vabbè, il suo l'ha fatto. Allora, togliamoci lei. Togliamoci lui. E così. Speriamo non abbia la seconda rinnova. Non è entrata. Allora. Beh, ma io a questo punto, ragazzi, si può anche provare. Ce lo toglie subito. Sicuramente ce lo toglie subito. Ah, l'unico problema è se avesse il furto del pensiero rotto. Fammi pensare. Vabbè, ma intanto i danni che li facciamo. Intanto se c'ho l'altro esperto di caccia glielo posso togliere. Vabbè, proviamo ragazzi. Così ci rigeneriamo anche un po' di punti feriti. E lo mettiamo un po' in difficoltà. Mi hai sconfitto. Bene. Ok, per adesso sembra che il mazzo ha girato bene, l'abbiamo messo in difficoltà, forse abbiamo avuto forse anche un po' fortuna, facciamo la seconda, vediamo come va. Allora. C'ho sempre il dubbio, ragazzi, di aggiungere magari il secondo demone guardiano e togliere un osservatore. Non lo so, ragazzi. Oppure togliere Jarraxxus, perché Jarraxxus, il problema di Jarraxxus, ragazzi, che spesso succede che lo mettete in campo con i motori del vuoto non volendo. Che vi dico, ragazzi? Boh. Allora, togliamo lui. Vediamo che gioca. Vediamo se è un cacciatore face. Ah, eccolo là. E qui lo volevo. Ora, il discorso è, ragazzi, è un face oppure è un control?
perché se è un control ha il freezering. Se invece è un face ha i due danni. Ma motivo per cui per controllare questa cosa si fa così. E vediamo. Perfetto. Almeno siamo rimasti comunque con un 4-4 in campo. Con le cariche. Allora. Posso venire? No, no. Sì, allora sì. No, non è saltata la corrente. Si vede che c'è stata una schicchera, ma va bene, Peach. Ma mi si è spento il computer. Ti sei spento proprio? No, non ti sei spento. Ti avrà fatto il salvavita, no? Scusate, ragazzi, Ti è saltata? Ah, infatti. Allora. Mamma mia quanto sono ripetitivo. Allora. Vabbè, facciamo così. Così mettiamo in campo un po' di roba. E ci curiamo di qua. Speriamo che non abbia già l'altro segreto. Posso venire il tuo dio? Sono fuori, ecco fatti! È sempre meglio, ragazzi, togliergli le bestie, perché sapete mai di me che sono molto pericolose. Allora, ora sappiamo che comunque è un face. È un face che avrà chiaramente le sue cariche, i suoi segreti. Eccolo qua. Allora. Allora, adesso il discorso è... Io, ragazzi, quasi quasi faccio questa cosa. In modo che ci curiamo almeno di tre. E... che schiamo? Scusate. Ah, ma errore. Perfetto. Allora, sto pensando se giocare anche lui. Ma... mannaggia, c'era tutto. Che pazienza. Allora. Allora.
occhio lo prendo. Ok, e allora questi li vediamo in faccia. Vediamo come risponde. Ottimo ragazzi, è andata molto bene anche questa. Siamo riusciti con, vedete la potenzialità della potenzialità del Signore del Dolore, riuscendo a potenziarla ti riguadagni punti vita e soprattutto con i cacciatori è molto utile. Va bene ragazzi, le due partite le abbiamo fatte, spero che il mazzo vi piaccia. Dato che me lo sono visto giocare contro qualche volta, però non so esattamente che carte usano. Allora ho cercato un po' di crearlo io. Sono aperto a vostri consigli se per caso mi dite è meglio magari togliere una cosa e metterne un'altra. Per esempio, secondo me forse sarebbe meglio non giocare l'osservatore e mettere il secondo demone, guardiano. Però ecco, non lo so. E forse togliere Sire Jarraxxus, magari proprio per mettere il doppio osservatore, per mettere o doppio osservatore, oppure togliere Jarraxxus per mettere il demone guardiano, o cose del genere. Oppure togliere qualche altra carta che è di qua. Non lo so ragazzi, addirittura togliere il ragno infestato per aggiungere il secondo fuoco demoniaco, per far funzionare meglio la combo con la Signora del Dolore. Ragazzi, sono aperto a qualunque vostra idea. Forse anche il potere travolgente, forse ne basta uno. Un solo potere travolgente e magari ci aggiungiamo il secondo fuoco infernale. Non lo so, o il secondo Argus. Le opzioni possono essere tante. Consigliatemi voi ragazzi, sono a vostra disposizione. Va bene? Ciao a tutti e alla prossima volta.